Il 20, che è la data che ha fissato Renzi, sarete in grado di dire siamo pronti per un rilancio, siamo qui ancora 8 mesi, riusciamo a fare le cose? O secondo lei ormai la storia del governo è un po' segnata? Questo cerco di capire. Ma a me pare che il governo, nella situazione data, con i vincoli in cui si trova, abbia operato bene e quindi ha usato le risorse disponibili. Spesso nei ragionamenti noi partiamo dai bisogni, non si parte mai dalle risorse. Ha usato le risorse disponibili e le ha messe nei punti in cui si può far ripartire, in parte ripartita, la macchina economica del nostro Paese. Quindi lei è ottimista, il governo andrà avanti? No, non sono ottimista, do un giudizio. Dopodiché esiste, come dire, una situazione in cui tutta una serie di forze tendono a cercare soluzioni che tengono conto di tanti altri aspetti, protagonismi, eccetera, e non so dire in che direzione questo insieme di spinte. I protagonismi si riferisce a Matteo Renzi? Ma mi riferisco a parecchi soggetti, ci sono tanti soggetti, per esempio un riprotagonismo di Berlusconi, penso che Berlusconi cacciato in un angolo sia tornato alla grande nella scena politica italiana. Ha detto oggi, insomma, i rumor dicono che vuol fare un governo con Renzi, che c'ha in testa questa idea qui di fare un governo con Matteo che gli piace molto. Vabbè. Sono vedremo. Per il momento voci di giornata.